Sagra, scusa, puoi evitare di russare poco poco? Poco Benvenuti nel mio canale, sono Lux Gumball e oggi voglio farvi vedere il ragù napoletano di sabato, domenica e lunedì. Signora Rosa Priore. Di lei il professore ammirava varie cose, ma soprattutto la sublime arte della cucina. Nell'apprestarsi a compiere il suo rito nutritizio, infatti quel sabato la suddetta signora Rosa si aggirava per il mercato cercando gli ingredienti per realizzare al meglio l'evento più sacro del rito domenicale, il ragù. Dall'intro voglio farvi vedere come si fa il ragù napoletano di sabato, domenica e lunedì. Una ricetta molto originale è usata da Edoardo De Filippo proprio nella commedia, fatta fare da Pupella Maggio nella sua commedia teatrale e al cinema da Sofia Loren da Lina Wertmüller. All'inizio la commedia ha suscitato abbastanza scalpore, cioè è stata scritta da Edoardo De Filippo nel 59, nel 1959, e a fronte di molte battaglie sui problemi familiari, viene fuori questa bellissima commedia dove Rosa Priore e Peppino Priore hanno dei problemi coniugali, problemi che non osano parlare né l'uno né l'altro, ma poi alla fine si risolveranno tutto per un piccolo disguido, un piccolo problema, però sempre a sfondo culinario. Ma raccontiamo del ragù, raccontiamo la storia del ragù napoletano, sì, perché anche il ragù napoletano ha una sua storia. E come sappiamo, come tutti sanno, soprattutto i napoletani, il ragù napoletano è molto antico. Siccome ha bisogno di una cottura molto 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 lunga, tante volte è considerato il piatto delle feste, della domenica o persino del Natale stesso. Ma soprattutto è la base di una preparazione delle loro lasagne che fanno a Carnevale. La sua lunga cottura di 6 ore fa sì di anticipare di molto la preparazione di questo ragù. E tante volte si osa farlo proprio il sabato. Ecco perché il titolo della commedia Sabato, Domenica e Lunedì. Perché se ne fa talmente tanto e la preparazione è lunga, proprio perché il sabato si prepara, la domenica si gusta e il lunedì si mangiano gli avanzi della domenica. La preparazione del ragù napoletano è molto, a parte essere molto antica, ma è molto delicata per le massaie, soprattutto quelle napoletane. Io che sono pugliese, affacciarmi a questo rito, a questo piatto, a questa tradizione, quasi ho paura. Un ragù che mi piace a me, mo facevo solo mamma. A che mi ha sposato a te? Ne parlammo per ne parlare, io non sono difficoltoso, ma lo amo la mese stuso. Sì, va buono come vuoi tu, ma oggi avessimo appiccicato. Tu che dici che stai raù? E io mo mangio per mo mangiare. Ma fai dicere una parola, che stai carne capo. Circola una leggenda molto antica fra le masserie, fra le botteghe, le osterie di Napoli, soprattutto nei borghi, nei ghetti. Pare che la ricetta del ragù napoletano risale fino al Medioevo, fino alla fine del Medioevo, più precisamente nel 300, alla fine del 300. All'epoca esisteva una compagnia, la Compagnia dei Bianchi di Giustizia, e questi praticamente andavano in giro ad evangelizzare giustizia e pace fra i signori che volevano fare guerra. E a Napoli ce n'era veramente uno molto cattivo,
Tanto che quando sono andati lì a fare la loro ramanzina davanti al signorotto, non ha voluto sentir ragione. Nemmeno il figlio di 3 mesi che, interpretando il suo vagito, voleva dire misericordia, giustizia e pace, non voleva proprio sentir ragione. Un giorno invece la moglie gli volle fare un ragù proprio per poterlo rilassare e poi riscaldare un po' il suo cuore. Questo ragù, in verità, fu fatto solo con le cipolle e con la carne, perché all'epoca sappiamo bene che i pomodori sono arrivati con la venuta, con l'arrivo di Cristoforo Colombo dalle Americhe. Però questo fantastico piatto, delizioso piatto, come lo chiamava quel signorotto, gli ha fatto veramente cambiare idea, gli ha riscaldato il cuore e quindi ha messo pace in quella città. Talmente sorpreso e rapito dal sapore di questo ragù che gli diede il nome di suo figlio, cioè Raù. Ma in realtà il vero nome del ragù, cioè in generale, non solo quello napoletano, in verità viene dal francese ragout, che vuol dire carne spezzettata e cotta con le verdure, praticamente. È un metodo di cottura francese che poi utilizziamo pure noi quando facciamo il classico spezzatino. Ma veniamo a noi, veniamo al ragù di sabato, domenica e lunedì. Un film che a me ha rapito tanto, a parte che tutti i film inerenti al cibo io sono estasiata, ne rimango veramente colpita. Sono tanti i film che mi piacerebbe replicare, dove le ricette sono i veri protagonisti, sono le vere protagoniste, e mi piacerebbe veramente replicare su quasi tutti i video che vorrei fare. Questo è il mio primo, però non vorrei mancare in altre. Veniamo soprattutto con gli ingredienti. Come comincia la commedia? Comincia con Rosa Priore che entra in una macelleria e ordina tutti i pezzetti di carne che trova, che vuole praticamente. Oh no, Cicino, voglio bene, vado di fretta. Datemi un filo d'annecchio, un filo di metri spezzatini, un mungillo, tracchi e locine, punte natiche, petto le spalle, 2 nervi, fianchette e corazza. Lì in macelleria si svolge una discussione con le altre comare dove si parla dei pezzi di carne, di suino, di vitello, di o d'altro che bisogna usare durante la preparazione del ragù. Capatosta, è fuori una grazia, 2 cervellatine, che ragù che bene. No. Che fa? Ci stanno benissimo. Anzi, se insieme all'annecchia ci mettete un po' di prosciutto di maiale imbottito. Ma quella è questione di gusto, c'è chi mi piace pesante e chi lo preferisce leggero. Ingrediente fondamentale per creare un letto alla carne è la cipolla, come dice Rosa Priore. Comunque, o segretero Raù, se è cipolla. Quella è la base, il letto. E mentre si svolge la storia della commedia, si svolge proprio la storia del ragù, perché si coccola adagio adagio, piano piano. Infatti il ragù non deve bollire, ma deve sobbollire. Come si dice a Napoli, appioppare. Ed è una tradizione molto ferrea lì a Napoli. Nella poesia Un ragù di Edoardo De Filippo lo eneggia per bene, proprio vanta veramente l'arte del ragù, che in pratica vuol dire fare il ragù è un'arte, una passione, ci si mette il cuore. Se no, poi, se non ci metti tutte queste cose, è solo carne con il pomodoro ed è la cosa secondo me più misera di questo mondo.
Perché sì, dobbiamo mangiare così, ma non si mangia tanto per mangiare, si mangia anche per assaporare l'arte. Scena meravigliosa, ma purtroppo trascurata da molti critici, ma penso di averla notata e spero che l'abbiate notato anche voi se avete visto il film, è quando Rosa Priore soffia il fuoco, fa vento al fuoco proprio alla pentola, proprio per curare la sua giara piena di sugo, pieno di ragù napoletano. Ma veniamo alla bellezza del film, del film teatrale, lo sappiamo, Pupella e Pupella, non si può, Edoardo e Edoardo, non si può proprio discutere, ma nel film della commedia di Lina Wertmüller ha usato chi poteva usare come protagonista, ma Luca De Filippo, il figlio di Edoardo, uno dei protagonisti maggiori della scuola di Edoardo, una scuola teatrale famosa in tutto il mondo e che tutti ci invidiano. Luca De Filippo con la sua maestria è stato uno dei migliori, uno dei grandi attori ad interpretare questa grande, grande commedia. E poi un'altra cosa, lì si cucinava per davvero, sia nel film e sia in teatro. Edoardo e Lina ha voluto proprio il fumo che usciva dal coccio, proprio per far vedere una realtà delle famiglie napoletane, ma che sono anche nostre, delle famiglie domenicali. Scena madre, quella straziante, quella tragica, è quando Peppino accusa la moglie Rosa di tradirlo con il professore. Lì l'interpretazione di Sofia Loren è al massimo, ma la cosa bella e la cosa che veramente mi ha toccato il cuore, sento i brividi dentro, è il fatto di averlo interpretato davanti a Pupella Maggio, quando anni prima Pupella l'aveva interpretato in teatro insieme ad Edoardo. Vicino che ti mobilo, ho visto. C'è sta la salute. E donna Rosa Priore. Vicino a sti mobili, ho visto. C'è sta la salute di donna Rosa Priore. Ha gittato sangue. Ho sputato sangue su questi pavimenti. Per mantenerli puliti, luci, a tutti, a così, a così. Gli ha aggiuntato sangue, o sangue che ho passato pavimento per mantenerlo pulito e lucido. Pupella poi è il simbolo del teatro napoletano, non si può non ammettere questo grande dono, secondo me. Napoli ha molti doni, è stata molto fortunata, forse per questo viene considerata d'oro. Ho sentito questo dal teatro, perché ha molti artisti che il mondo ci invidia. Parliamo di Totò, lo stesso Pupella, ma anche altri. Prima di presentare gli ingredienti, voglio presentarvi la pentola con cui cucinano il ragù napoletano i napoletani, ed è questo, praticamente il coccio, una pentola di coccio. Da noi si chiama tieste, a Napoli in verità non lo so, però se i napoletani mi vedono e sono arrivati a questo punto del video, vi prego scrivetelo, così se devo fare altre ricette napoletane con l'uso del coccio, lo dico, cioè lo presento, perché ci tengo e mi piace un sacco sapere queste cose. Un'altra cosa, io non userò questo coccio, perché purtroppo io a casa ho portato quella piccolina, essendo solo io e mio marito. Userò invece una pentola di ceramica, praticamente questa qui dell'Anterium, che è antiaderenti di ceramica. Rosa
priora, all'entrata della macelleria, quando ordina un sacco di pezzi di carne, io non riesco a decifrarla tutta, quindi io mi sono avvalsa dell'aiuto di altre fonti, quindi di altri siti napoletani, di altri video di YouTube, proprio per capire come si chiama la traduzione di alcuni pezzi di carne. Allora, ma vi presento su per giù quello che ho usato Rosa Priore nel suo film, anche se devo dire che uno degli ingredienti principali di questo ragù sono le puntine, le costine di maiale, quelle ci devono essere sempre. Io ho consultato anche delle mie amiche napoletane che grazie al cielo ho incontrato, ho conosciuto grazie al mio lavoro, e quindi mi sono un po' informata che praticamente non è detto di farlo soltanto con tanti pezzi di maiale, proprio no, ma si può pure variare, si può fare pure con un unico pezzo di carne, che ne sono spezzatino, un vitello o solo di maiale, dipende pure dai gusti, da chi lo vuole leggero, chi lo vuole pesante, ora come dice Sofia. Ma la cosa importante nella preparazione del ragù sono proprio le 6 ore di cottura molto lente, e ricordo, il sugo deve appioppare, non cuocere, non bollire, deve appioppare come la macchinetta del caffè, come la caffettiera, insomma, quando esce il caffè, insomma, deve fare un rumore simile. Poi voglio, oltre a raccontarvi gli ingredienti, a farvi vedere gli ingredienti, voglio anche raccontarvi i miei dubbi, perché io avevo dei dubbi. Il primo è, oltre alla cipolla posso usare anche l'aglio? A quanto pare è un gusto personale, però nella ricetta no, non c'è l'aglio. Per esempio, io quando faccio anche un classico sugo di pomodoro, oltre alla cipolla ci metto anche l'aglio, e proprio per spezzare quei due sapori. Non solo, molti napoletani usano sfrigolare per bene la cipolla, toglierla e sfrigolare la carne, e poi dopo in un successivo momento aggiungere il pomodoro. Io la verità voglio seguire la ricetta come vi ho detto, proprio quello del film, e quindi la cipolla la usava, la metteva e la faceva rimanere lì. Un altro dubbio che mi è venuto è l'uso del vino. Siccome alcuni dicono, siccome ci si deve fare la pasta, perché di solito si fanno i maccheroni sia a Napoli ma anche da noi, non si sa se sfumare il vino, la carne con il vino. Io per logica sono andata, per togliere quell'odore, no, di selvatico del maiale più che altro, e ci ho beccato, ma in alcune famiglie non lo usano. Il tipo di vino che bisogna usare è quello rosso, ma purtroppo io in casa mi trovo quello bianco. Non è la stessa cosa secondo me, perché cambia il grado alcolico, però metto quello che ho, non ci posso far niente. Quindi oggi è sabato, domani sarà domenica, e lunedì mangeremo gli avanzi. Questa ricetta sarà veramente molto lunga. Spero che questo video vi piaccia, spero che veramente siate entusiasti e che vi piaccia proprio la mia idea. Io vi saluto qui e vi ringrazio col cuore di esservi iscritti al canale, mi fate un sacco di piacere, grazie per le visualizzazioni che mi date, è un'emozione veramente grandissima. E niente, vi saluto nuovamente, benvenuti ancora nel mio canale, e mi raccomando, continuate ad iscrivervi, a commentare, a mettere like e a condividere. Ciao, vi faccio vedere la ricetta ora. Ora veniamo alla presentazione degli ingredienti. Per prima cosa una cipolla.
Da manuale a quanto pare ce ne vorrebbero due medie, ma io ne ho usata una grande e l'ho sfilettata proprio sottilmente, proprio sottile, 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 sottile. Proprio, cioè, si sente pure l'odore dell'alcol della cipolla per quanto è sottile. Poi, l'ingrediente in cui dicevo che è molto 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 importante sono le puntine o le costine. Eccole qui, sono queste. Le puntine o le costine di maiale, importantissime. Poi mi sono portata avanti col lavoro e quindi ho creato due involtini. Ora vi faccio vedere la preparazione di questi involtini. Col lavoro, come avete visto nel video, ho messo soltanto formaggio e prezzemolo, né sale né pepe, perché penso che il sugo sia abbastanza carico e lo volevo semplice. Queste sono fettine di scamone fatte di involtini. Poi ho usato la pancetta di maiale. La ricetta prevedeva un po' di cotenna. Io sincerità non l'ho trovata, l'ho chiesto al macellaio e non poteva darmela. Così ho comprato questa pancetta, che penso che ci sta, dove praticamente c'è questa cotenna. L'ho lavata per bene e spero che l'originalità si veda del piatto. Poi userò una pancetta senza osso, praticamente la parte più sotto, meno grassa del maiale, una salsiccia a punta di coltello sempre di maiale. A quanto pare il maiale, il bovino, il vitellone va alla grande a Napoli. Un muscolo di vitellone, questo che di solito si usa per fare lo spezzatino oppure la carne al sugo classica qui da noi, il classico spezzatino, una parte molto ma leggermente grassa, proprio una parte magra, e questo è il vitello, pezzetti di vitello. Cioè molto magra, di solito si fa il sughetto, il brodo per i bambini, si fanno gli spezzatini ed rimane sempre morbida. Anzi, bisogna stare pure attenti alla cottura, perché questa qua rischia di sciogliersi durante la cottura. Speriamo però che vada bene. Poi, come ho detto, il vino bianco, il sale ovviamente, e poi 800 grammi, spero che basti, se no poi vado ad aggiungerlo, di
pelati, questi qui sono pelati e li ho frullati, li ho lasciati nel contenitore perché così vado a raccogliere tutto il pomodoro avanzato, tanto dovrei andarlo ad aggiungere con dell'acqua, quindi è inutile travasarlo in un bel boccale, l'ho lasciato qui per raccogliere tutto il buono del pomodoro. Ora andiamo con la cottura. Ok, un ingrediente che ho dimenticato di presentarvi è ovviamente l'olio, un alimento molto molto importante almeno all'epoca oppure ancora tuttora. Io ho letto dei testi dove il ragù si faceva con lardo, con la sugna. A me mi sembra un po' esagerato, almeno di questi tempi usiamo l'olio che è meglio, così è naturale. E andiamo sul sicuro. Riscaldiamo leggermente l'olio e dopo andiamo a tuffare la cipolla. Ok, la cipolla deve imbiondire, non si deve per niente bruciare. Quindi la dobbiamo, per creare, come si dice nella ricetta, nella tradizione, per creare questo letto, meglio abbassare leggermente il fuoco per essere sicuri che la cipolla non si bruci, insomma. Ok, sono trascorsi più di 5 minuti, infatti il livello di doratura della cipolla è questa. Spero si veda nel video, ne prendevo un po' così poi potete capire, ecco qua. Ora vado ad inserire i primi pezzi di carne. Voglio cominciare con la pancetta. E con le costine ovviamente. Poi gli involtini. E vari pezzetti, muscolo, la pancetta di sotto più larga, mamma mia, non ci entrerà nemmeno la ventola, il vitello, e la salsiccia alla fine, ecco. Ora la carne si deve dorare, deve creare una crosticina. Dopo aver creato questa crosticina, possiamo aggiungere il pomodoro. Vi spiego ora quello che ho fatto. Purtroppo io non ho una pentola molto grande, no? Cosa ho fatto? Ho tolto i pezzetti, quelli in eccesso, e sto lasciando sfrigolare, cioè praticamente sto facendo rosolare fino alla famosa crosticina marrone che dice il film, insomma, che racconta la ricetta, che spiega la ricetta. Così mi sto trovando veramente bene, purtroppo è soltanto un mio deficit di non avere una pentola idonea, anche usando quella lì bassa e piana, lo stesso non mi conterrebbe tutta la carne, così sto creando questo praticamente, ecco, la sto rasolando piano piano fino alla fine di tutti i pezzetti di carne, per poi aggiungere, fa sfumare alla fine tutto il vino e aggiungere alla fine il pomodoro e poi il sale.
Come vedete, la carne stessa produce dei succhi, quindi questo mi consente di non far bruciare nella pentola né la carne stessa. Non immaginate che odore, che profumo si sente nella mia cucina, è qualcosa di veramente gradevole. È unico nel suo genere. Io penso che sfrigolare la cipolla, affondarci la carne, è una dei profumi migliori che ci sia, veramente una buona, è indescrivibile quello che sento, insomma, come è profumo di casa, è profumo di autunno, è profumo di famiglia, è profumo veramente di buono. Allora, arrivati a questo punto della ricetta, andiamo a sfumare col vino, ma io prima voglio farvi notare come i pezzetti di cipolla, cioè, si sono amalgamati per bene nella carne durante la cottura. Non so se il metodo di cottura o è proprio il fatto che ho tagliato talmente fine la cipolla che praticamente si è aderita alla carne, ma vi assicuro che è un profumo che me la mangerei già così la carne, guarda, io non sono molto amante di carne anche. Allora vado a sfumare leggermente e per fare questo passaggio aumento un po' il fuoco, però poi lo vado ad abbassare, questo solo per i primi 10 minuti, solo per poter sfumare e far eliminare del tutto l'alcol dal vino. Mi serve soltanto questo 50 ml, insomma un bicchierino di vino soltanto per togliere quell'odore di selvatico che di solito caratterizza il maiale o la pancetta di maiale in sé per sé, insomma. Ecco, fatto evaporare la carne, ora vado a riabbassare nuovamente il fuoco e vado ad aggiungere il pomodoro. Vi ricordo che sono dei pelati che poi ho frullato. Il sale non voglio metterlo ora, perché questo non lo voglio mettere perché so per esperienza personale che se si aggiunge prima di far cuocere il pomodoro la carne non rimane morbida ma via via va a farsi più dura, così l'andrò a mettere proprio negli ultimi minuti di cottura, negli ultimi 10 massimo 15 minuti di cottura. Ed ecco il nostro ragù napoletano immerso nel pomodoro. Ora io vado a coprire, faccio cuocere a fuoco bassissimo per 6 ore, sperando che il gas Enel abbia clemenza di me, abbia pietà di me con la luce. Però se lo fanno i napoletani. Ora lo faccio cuocere per 6 ore, sicuramente la carne e il pomodoro si ridurrà. Per evitare il bollore, oltre alla fiamma bassa, andrò a rigirare di tanto in tanto, sperando di non travasare tutto in un'altra pentola, ma me la devo far prestare perché io non ce l'ho. Vabbè, incrociamo le dita come va. D'altronde... sì, lo faccio il ragù, ma non lo faccio con tutti questi pezzetti di carne. Speriamo bene. Ok, ci vediamo fra 6 ore. Ed eccomi con una diversa visuale, con dietro il mio ragù, e intanto la cottura, che aspettiamo la cottura del ragù, queste 6 ore, ci prepariamo la pasta, ma è meglio farlo domani mattina, cioè bella fresca, oppure potete usare dei ziti. Sofia nel film usava proprio dei zitoni grossi,
Invece Pupilla usava dei maccheroni e li spaccava, proprio quelli che si spaccano. A casa mia invece si usano dei maccheroni fatti a casa con la pasta fresca. Lascerò il link qui della pasta fresca, della nostra pasta pugliese. Nella nostra pasta fresca pugliese, dove usiamo fare non solo maccheroni, ma anche orecchiette, cavatelli e tanto altro. Intanto ho voluto avvisarvi che ho dovuto traslare tutto in una pentola più grande, che ho dovuto farmi prestare da una mia vicina perché non ero in possesso, e quindi continuo la cottura delle mie 6 ore in questa, che è molto più comoda anche per girare la carne e il sugo. Vi consiglio veramente di organizzarvi, io non l'ho fatto e mi scuso per la mia deficienza in questo momento. Ci vediamo dopo. Ecco cosa vuol dire pippiare. Proprio deve andare lento. Questo è il risultato del sugo dopo un'ora di cottura, e mancano ancora 5 ore. Ma vedete già qui il grasso si sta depositando, però vi devo dire che non si attacca, sarà la cottura lenta, il profumo è inebriante davvero. Eccomi qua, siamo arrivati all'ultima ora di cottura della carne, del sugo. Come vedete si è abbastanza livellato, è diventato più corposo, più scuro, insomma il colore proprio del sangue che evocava proprio quel signorotto che appena assaggiato ha cambiato idea. Negli ultimi 10 minuti vado a insaporire col sale, faccio fare l'ultima cottura, dopo spengo, lascio riposare per tutta la notte e domani riscaldo. A parte che si dice qua che quando il sugo, la carne riposa, è più saporita e molto più tenera. Poi un'ultima cosa. Io in tutto questo periodo ho soltanto ogni tanto girato la carne, come vi facevo vedere dall'inizio. Non ho mai aggiunto acqua e penso che questo qui sia un fattore veramente importante e penso che sia dovuto proprio dalla cottura. Infatti non esige per niente di aggiunta di acqua né di altro. Sono davvero felice di aver fatto il ragù napoletano come lo si fa lì alla commedia, ma non solo, come lo si fa nella tradizione napoletana, che poi Edoardo De Filippo ne tesse le lodi con questa commedia. Comunque sì, io un consiglio do: se per caso utilizzate tutti i pezzetti che ho usato in questa ricetta, se vi avanza del sugo o della carne, potete benissimo conservarla nei vasetti di vetro in frigo per tutta una settimana, e vi servirà anche per altre preparazioni. Insomma, la base non solo per le paste asciutte, ma magari per una cotoletta, e sopra ci si mette il sugo, è sempre un gusto diverso. Oppure classicamente ci si mette l'uovo dentro, come il classico uovo al purgatorio, e assaggiare l'uovo al purgatorio con il sugo di carne, insomma del ragù napoletano. Ok, ora andiamo a condire i nostri maccheroni e vediamo come si presenta il piatto.